Quanto è importante stimolare il confronto, sollecitare il governo su delle soluzioni, incontrarsi? Buongiorno, sì, sicuramente questo è un altro incontro, appuntamento importante, dove sono delle tappe, un roadmap a fine di poter presidiare un po' tutto il territorio dal nord fino a sud Italia. Ovviamente in questi periodi dove tutto ha una rapidità dei cambiamenti, è importante sentire anche le voci degli imprenditori locali e incontrare il governo e monitorare step by step tutti i vari passaggi e i vari provvedimenti che si stanno avvenendo. Le voci delle imprese, diceva, quanto è importante sentirle in un momento particolare per il Paese, per il contesto internazionale, quanto è importante ancora intervenire? Il governo qualcosa ha fatto? Cosa chiedono le imprese? Sicuramente il governo qualcosa ha fatto, ma non è sufficiente, quindi questi incontri servono appunto per portare nuove istanze, nuove visioni, nuove strategie affinché tutti questi provvedimenti, questi fondi del PNRR possano avere un indirizzo, un instradamento per un futuro di sviluppo e di strategia per il trasporto intermodale, ma soprattutto per quelle modalità di multimodalità, quindi strada, mare e treno.